sensazioni sono positive. Il tempo che abbiamo avuto l'abbiamo sfruttato per recuperare un po' di forze, sia mentali sia fisiche, e stiamo provando a recuperare qualche ragazzo. Il background da outsider e le certezze di chi ha saputo stupire tutti, chiudendo al sesto posto la regular season e sfiorando addirittura il podio. Il Picerno di Emilio Longo si avvicina con questo spirito all'esordio nel tabellone playoff del girone C di Serie C. Di fronte, giovedì sera al Curcio, ci sarà il Potenza in un derby lucano che in campionato si è chiuso con un doppio 2-2. Le analisi che dobbiamo fare sono quelle di capire quali sono state le nostre forze, che sicuramente, visto le varie statistiche nella fase di non possesso, nella globalità, la squadra è stata una squadra, molto solida e che ha cercato quindi di limitare alcuni limiti strutturali, cercando di coinvolgere tutti in questa fase di gioco. Abbiamo proposto anche un calcio propositivo, spesso forse abbiamo realizzato meno di quanto proponiamo, senza pensare, né che giochiamo in casa, e né che abbiamo un'opportunità in più rispetto all'altro. Quindi noi dobbiamo mirare al massimo, perché solo mirando al massimo è poi possibile anche accontentarsi e quindi avere un paracadute successivo. Dopo 11 giornate del girone C di Serie C, il Picerno era ultimo a quota 7 punti, gli stessi di Fidelisandri e Messina. La società ha però evitato ribaltoni tecnici e scelto la via della continuità con Longo in panchina, una scelta che ha pagato fino al prolungamento del contratto dell'allenatore fino al 2025. La gran parte della struttura attualmente operante in tutte nelle fasce della società sarà confermata per l'anno prossimo. Ci sono tanti calciatori che hanno contratti lunghi ancora, quindi credo che è molto bello pensare di essere al centro del progetto, e quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere, poter provare ancora a costruire attraverso gli errori, crescere e maturare in un ambiente che mi ha dato una grande possibilità. Questa possibilità è stata sfruttata. Testa solo al presente, assicura Longo. Il campionato si è chiuso con lo 0-3 contro il Pescara, risultato che ha sbarrato a De Cristofaro e compagni le porte del sogno terzo posto. Si riparte dai 59 punti totalizzati nelle 38 partite di campionato e dalla richiesta che l'allenatore fa al suo gruppo. La capacità dovrà essere quella di non pensare più al campionato, alla classifica che abbiamo fatto, e provare nella partita secca a mostrare le nostre caratteristiche, vale a dire quello di cercare di fare gioco, di imporci, di provare a tenere molto di più rispetto agli avversari la palla e cercare di essere un po' più cinici. Dobbiamo affrontare con la fame, con l'umiltà giusta la singola partita. Non credo che il Picerno abbia nelle possibilità quello di programmare un playoff, e progettarlo alla lunga. Dovrà lavorare partita dopo partita.